Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Terrorismo, blitz dei Ross, 17 arresti. Scontri Corteano Expo, arresti in Italia e Grecia. Palermo, smantellata cosca mafiosa. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del ROS, in collaborazione con altre forze di polizia europee e Eurojust, stanno eseguendo 17 arresti nell'ambito di un'operazione antiterrorismo denominata J-Web. L'accusa nei confronti degli imputati è di associazione con finalità di terrorismo internazionale aggravata dalla transnazionalità del reato. La polizia ha fermato 10 persone accusate dei reati commessi durante i gravi episodi di violenza verificatisi nel corso della manifestazione anti-Expo del 1 maggio scorso a Milano. I destinatari dei provvedimenti sono 5 giovani squatter milanesi e 5 anarchici greci. A questi si aggiungono 5 indagati a piede libero. Gli arresti sono il frutto di una lunga e complessa indagine consistita nella visione, analisi e comparazione di materiale fotografico e video realizzati dalla polizia scientifica, dai fotoreporter e dalle varie TV pubbliche e private presenti il giorno della manifestazione. Una vasta operazione condotta dalla squadra mobile di Palermo ha smantellato una importante cosca cittadina eseguendo una decina di arresti. In carcere sono finiti i presunti esponenti della storica famiglia mafiosa palermitana della Guadagna. In manette anche il boss Salvatore Profeta, scarcerato nel 2011 dopo essere stato scagionato dalle accuse per la strage Borsellino. Filippo Grandi è stato nominato nuovo responsabile dell'Alto Commissariato per i Rifugiati. La nomina era stata annunciata la notte scorsa dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Grandi, il cui mandato inizia il prossimo 1 gennaio, succede al portoghese Antonio Guterres. Tra gli incarichi svolti dal diplomatico italiano, quello di responsabile dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi dal 2010 al 2014. La Corte Costituzionale spagnola ha deciso all'unanimità di sospendere in forma cautelare la mozione approvata dal Parlamento della Catalogna per avviare il processo di indipendenza da Madrid. La sospensione entra in vigore automaticamente e può essere estesa per un massimo di 5 mesi, tempo entro il quale dovrà essere assunta una decisione definitiva. Nebbie diffuse e persistenti per gran parte del giorno sulla pianura padana e nel centro Italia, sole sui monti e sul resto dei settori. Persiste l'anticiclone che dai primi di novembre sta condizionando il tempo sull'Italia. Un temporaneo cedimento dell'alta pressione è previsto attorno al 18 novembre e soltanto per le regioni settentrionali dove sono attese alcune piogge.